Heyla! Bentornati a Didino Gaming Extra! Oggi parleremo di come le trame dei videogiochi vengano cambiate prima del rilascio. Il processo di creazione dei personaggi è molto interessante, ma spesso alcuni dettagli si perdono nella storia. Le origini di Rayman, ad esempio, non sono mai state propriamente spiegate nella lore del gioco. Ciò nonostante, la sua origine nel mondo reale può darci qualche dettaglio riguardante una storia cancellata durante lo sviluppo. La trama originale di Rayman, infatti, era molto diversa da quella rilasciata con il gioco finale. Inizialmente, il protagonista era un ragazzino di nome Jimmy. Vi è anche un articolo pubblicato su una vecchia Usenet board che rivela la storia originale, che recita: "Unisciti a Jimmy, un ragazzino di 10 anni capace di fuggire dalla realtà entrando in Heroid School, un regno fantastico che ha creato all'interno del suo computer. Quando entra in Heroid School, Jimmy si trasforma in Rayman, un supereroe in grado di animare tutto ciò che lo circonda, tipo funghi, insetti, alberi, rocce e montagne, permettendogli così di creare un'infinità di amici e regni. A quanto pare, però, un potere malvagio si è insidiato nel regno e rischia di distruggere tutto ciò che Rayman ha creato. Jimmy dovrà quindi usare i suoi superpoteri per salvare i suoi amici prima che sia troppo tardi. Rayman uscirà per il Jaguar il quarto quadrimestre di quest'anno e a parer nostro è parecchio figo. All'uscita del gioco, comunque, nel 1995, ad un anno di distanza dall'originale data d'uscita, questa trama fu del tutto ignorata. Ma questi repentini cambi di trama non sono nulla di nuovo. Prendiamo ad esempio Indiana Jones e la macchina infernale del 1999. La storia fu modificata così da non includere alieni simili, così che George Lucas potesse affrontare l'argomento per la prima volta nella saga in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Il game designer del gioco, Hal Barwood, ha dichiarato ad Adventure Classic Gaming: "Tralasciando George, mi affascinava l'idea di rappresentare Indy nel contesto della Guerra Fredda del 1950, utilizzando i russi come antagonisti e i dischi volanti come premio. George però bocciò l'idea, già che era interessato a utilizzare gli UFO in quel che sarebbe diventato il teschio di cristallo. Mantenni quindi la Guerra Fredda, ma visto il veto, come premio utilizzai Babylon." E la cosa non dovrebbe sorprendere nessuno, visto che George Lucas è noto per far casino con i progetti videoludici con cui entra in contatto. Nel progetto riguardante il gioco Fracture, del 2008 ad esempio, Lucas si infervorò per quanto riguarda il nome del protagonista. Dopo aver lavorato al progetto, il team decise di annunciare il nome del protagonista, che si sarebbe chiamato Mason Briggs. Stando alla dichiarazione a Game Informer di un designer anonimo però, in qualche incontro Lucas avrebbe dichiarato che sì, il gioco stava venendo bene, ma che non apprezzava il nome Mason Briggs. Pare che Lucas disse: "Non ci sta molto bene. Quando salta sulle cose sembra parecchio veloce. Io preferirei BJ Dart." Il team rivalutò quindi il nome alla ricerca di un'alternativa che Lucas potesse apprezzare di più, e alla fine fu scelto il nome Jet Broody. E, guarda caso, sapevate che anche il figlio di Lucas si chiama Jet? Guarda te, a volte le coincidenze, le cose che coincidenza fantastica. Ed ora passiamo alla curiosità random di oggi, entrando con un triplo salto carpiato nelle Olimpiadi, che ci sono anche state da poco, quindi è anche a tema. O meglio ancora, nel gioco Olympics per lo ZX Spectrum. I loghi di brand mostrati sui banner pubblicitari del gioco riportano parodie di loghi famosi. Tra questi vi sono la Adidas e la cocaina, mostrata in modo simile al logo della Coca-Cola. Il gioco fu sviluppato in Spagna, e se tradotto dallo spagnolo, così come in italiano, la parola cocaina indica il prodotto della foglia di coca. La cosa fu probabilmente aggiunta come piccolo scherzo da parte del team, e forse cita anche il fatto che, nel primo prototipo della Coca-Cola, vi fossero tracce di cocaina. Tra l'altro, piccola chicca finale, la musica del titolo del gioco sembra essere una versione semplificata del tema di Superman. Bene! Anche per questo Didino Gaming è tutto, ma ne arriveranno presto di nuovi, il venerdì alle 14.30 e per la prima volta nella storia di questo canale posso affermarlo al 100%. Cioè, tecnicamente nel 99, perché non... c'è sempre la possibilità che un asteroide distrugga il mondo, nel mondo ci sono i server di YouTube e quindi il mio video non venga mai upato. Però, approssimando al 100%. Questo perché prima di tutto, ciao ragazzi! Perdonatemi la lunghissima assenza, ma direi che come al solito siamo abituati, ma proprio perché siamo abituati ho voluto fare qualcosa di diverso questa volta, già che nell'ultimo anno praticamente vi ho fatto avere video random, in un momento random dell'universo e voi avete fatto: "Ah, è tornato, incredibile, i video ci sono di nuovo." Questa volta voglio evitare questa cosa, non che non possiate farlo, mi fa molto piacere ogni volta che lo fate, ma perché ogni volta è terribile che io torno poi smetto di fare video, quindi in questa torrida estate insieme a me fa... caldissimo, sto evaporando. Ho fatto qualcosa per voi. E per voi intendo
per me, però per noi, come nella coppia. Quello che avete visto oggi è il primo di tipo 6 video che ho prodotto, 6, 7, non ricordo se ho coprodotto. Abbiamo tanti video in avanzo, al momento sono circa un mese e mezzo di programmazione avanti rispetto a quello che è la pubblicazione regolare. Quindi se adesso io morissi, se adesso dovessi essere sepolto in questo istante, un fulmine, Zeus che sfido dovesse colpirmi con un fulmine in questo esatto momento, voi vedeste comunque video per le prossime 6 settimane. Ho fatto questo perché, come avete potuto notare ragazzi, io l'anno scorso ho iniziato un nuovo lavoro, un lavoro a cui tengo tanto, per cui ho studiato molto e finalmente adesso posso fare, e quel nuovo lavoro mi ha mangiato l'anima, nel senso che è stato incredibile come esperienza, ma ho dovuto fare tante cose che non ero abituato a fare, mi spaventava fare e quindi è stato complicato fare. Ma adesso che la situazione è tutta un po' più conosciuta e semplice, posso permettermi di riprendere in mano le redini del canale. Quindi, yes, potete aspettarvi dei video da adesso in poi. E con questo fatto che mi sono messo il lavoro davanti, dovrei riuscire anche ad essere un po' più costante, quindi let's go. Mi dispiace non esserci stato in tutti questi giorni, sono successe un sacco di cose belle, ho visto il direct di Pokémon e avrei voluto tanto, tanto parlare con voi di questa roba, ma non l'ho potuto fare purtroppo, magari lo faremo in questi giorni se la cosa dovesse interessarvi, ma per il momento la cosa su cui ho messo le uova in questo paniere sono stati i Didino Gaming, quindi per il momento potete aspettarvi Didino Gaming. Il resto non lo so, se è possibile ricominciare anche con le live, però quella è l'ultima delle cose. Spero non abbiate capito di cosa stessi parlando, ma quella è l'ultima delle mie priorità. Per quanto sia estremamente divertente, ma per l'appunto prende tanto tempo, quindi è un po' complicato, però vedremo. In ogni caso ragazzi, come al solito, credo di averlo detto 3 volte in questo ormai caldo 2021, grazie mille per la pazienza con cui ogni volta aspettate i video e grazie mille per non venirmi a linciare sotto casa. Sì, se ve lo prima che me lo scrivete nei commenti, i miei capelli sono cresciuti e tanto, sono adesso fabulous e posso fare gli spot della Pantene. Ma noi ci rivediamo questo venerdì alle 14.30. Sì, l'ho anticipato di un'ora perché mi pare di capire che è un po' più comodo per voi. Però vedremo, per il momento allora è il venerdì, circa ora di pranzo. Ci rivediamo con un nuovo Didino Gaming che sarà anche a tema. E vediamo di riprendere tutto quanto in carreggiata, anche perché ci sono delle persone con cui avevo iniziato a parlare per delle collaborazioni, alcune che conoscete, alcune che no, che ho lasciato in sospeso, esattamente come voi. Quindi immaginate questa situazione incredibile in cui, ciao ragazzi, forse alcuni di voi mi state anche guardando e faranno, guarda sto cretino che solo adesso se ne esce a fare video. Lo so ragazzi, la vita è terribile, ma come al solito anche a voi, grazie mille per continuare a seguire questa pazza avventura incredibile che faccio qui su YouTube. Ma detto questo, io vi ringrazio. Ci vediamo venerdì prossimo e divertitevi in questi ultimi giorni d'estate, perché sta arrivando settembre, si ricomincia a lavorare, voi immagino andiate a scuola, non lo so. Però sì, quindi divertitevi, ci rivediamo, voglio controllare, il 3 settembre e ciao, alla prossima. Con i capelli lunghi è stato estremamente difficile fare questa cosa, però dai.